Veniamo per favore in piedi, sono le 10, iniziamo la nostra lezione. Cominciamo con a prendere coscienza del corpo fisico, i piedi sono paralleli alla larghezza del bacino. Rilassiamo le spalle, le braccia, realizziamo lo stato di yoga, chiudiamo gli occhi, ci interiorizziamo. Interiorizziamo la propria coscienza e cerchiamo di guardarci da dentro, ignorando il mondo esterno. Eliminiamo i pensieri secondari, ossessivi, negativi e qualsiasi altra preoccupazione dalla mente. Creiamo interiormente uno stato di pace, tranquillità, quiete. Palma profonda. Abbiamo realizzato lo stato yoga, unione tra la mente, corpo e spirito. Iniziamo adesso con gli esercizi di riscaldamento. Il primo esercizio è le rotazioni della testa verso la spalla destra. Abbassiamo la testa in avanti. La giriamo lentamente verso la spalla destra, la lasciamo cadere all'indietro con tutto il suo peso. Lentamente, controllato, continuiamo la rotazione senza fretta. Il movimento è lento, controllato, in modo da percepire ogni singolo muscolo come si estende, poi si contrae a mano che giriamo la testa. Realizziamo la rotazione della testa solo verso la spalla destra in senso orario, senso in. Gli occhi sono chiusi, l'attenzione è focalizzata sul movimento. Non avete paura di lasciare la testa cadere all'indietro con tutto il suo peso. Ovviamente, se soffrite di ipertensione o problemi gravi a livello cervicale, non lasciate cadere la testa all'indietro. Ci fermiamo, inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Realizziamo dalla parte opposta lo stesso esercizio. Abbasso la testa in avanti, la giro lentamente verso la spalla sinistra, senso anti-orario, senso yang. Così. Anna, non ti vedo più, è successo qualcosa? Esercizio di riscaldamento per la zona cervicale, i movimenti bruschi della testa, portiamo la testa due volte verso la spalla sinistra verticale, quindi ruoto due volte a sinistra, due volte a destra, lascio la testa qui, la porto indietro, obliquo due volte verso la spalla, due volte indietro, obliquo verso l'altra spalla e due volte indietro, quindi di nuovo due a sinistra, due a destra, due obliquo verso la spalla. Cambio due verso l'altra spalla e due indietro. Di nuovo, sinistra due, destra due, obliquo, cambio due obliquo e due indietro. I movimenti si realizzano in successione rapida e bruscamente se non ci sono problemi a livello cervicale, zona della testa o a livello dei globi oculari. Bene, continuiamo. Se riuscite, chiudete gli occhi.
Orientate lo sguardo interiore in un leggero strabismo convergente in cima della testa, dove viene proiettato Sahasrara Chakra, il cosiddetto loto dei mille petali, il centro spirituale dell'essere che controlla la ghiandola pituitaria. Ascoltate sempre il vostro corpo, non esagerate. Ci fermiamo, inspiro, espiro. Una, due belle respirazioni profondi e mi preparo poi per il terzo esercizio, il movimento del pendolo. Inizio lentamente, porto l'orecchio verso la spalla. Se riesco chiudo gli occhi, orientiamo lo sguardo interiore in un leggero strabismo convergente in mezzo alla fronte, tra le sopracciglia, dove viene proiettato Ajna Chakra, il centro mentale di comando che controlla la ghiandola pineale e la nostra capacità di concentrazione. Attraverso questo movimento dinamizziamo questo centro di forza. Iniziamo lentamente, a mano che i muscoli del collo si riscaldano, cercate di aumentare gradualmente la velocità. Vi ricordo la regola generale, ascoltate sempre il vostro corpo e non esagerate mai. Bene, ci fermiamo, inspiro, espiro. Abbiamo riscaldato la zona cervicale, riscaldiamo adesso la colonna vertebrale, alzando alternativamente le spalle. Sollevo le spalle, le porto verso le orecchie, piego i gomiti. Questo esercizio è dinamico. Mi concentro sulla colonna, posso chiudere gli occhi. Più sollevo le spalle, meglio riscaldo la colonna. Mi fermo, inspiro ed espiro profondamente, inspiro dal naso, inspiro dalla bocca. Una, due belle respirazioni. Molto bene, realizziamo anche l'ultimo, io inizio anche a spogliarmi, scusate. Divarichiamo le gambe a circa un metro, realizziamo l'esercizio per l'allungamento della colonna. Sollevo le braccia, inspiro, mi allungo verso l'alto, trattengo l'aria. Espiro, mi piego in avanti lentamente, svuoto i polmoni dall'aria viziata, espirando dalla bocca e mi rilasso qui. Rilassiamo la testa, le spalle, le braccia, la muscolatura intorno alla colonna, piego le ginocchia, così rilasso anche la muscolatura addominale. Mani sulle ginocchia, inspiro, mi alzo lentamente, controllato, raddrizzo la colonna, poggio le mani all'angolo tra le cosce e il bacino con l'indice all'interno, piego le ginocchia, stiro le braccia, spingo forte sulle cosce e stiro la colonna. Questo si fa in apnea, ai polmoni pieni. È per quello che mi piego in avanti. Mi alzo e espiro. Due, inspiro, mi allungo. Espiro, svuoto, rilasso tutto il corpo. Posso molleggiare per un po'. Mani sulle ginocchia, inspiro. Apnea, sposto le mani all'angolo tra le cosce e il bacino, spingo forte sulle cosce. Posso poggiare. Aurora, non lasciare la testa cadere all'indietro. Testa in prolungamento alla colonna. Posso poggiare anche le quattro dita all'interno, se mi viene più semplice. Sposto il tronco un po' in avanti, allungo bene la colonna. E poi mi alzo ed espiro. L'ultima, inspiro. Espiro, svuoto. Rilassate la testa e la muscolatura intorno alla colonna. Le spalle, le braccia. Mi alzo lentamente, inspiro, rimango in apnea. Spiro. Qui posso fare anche la torsione, porto la spalla in avanti, poi l'altra spalla. Quando non ce la faccio più a trattenere l'aria, mi alzo e espiro dalla bocca, avvicino i piedi, faccio un bel respiro.
Mano sinistra sulla spalla destra, ruotiamo il braccio destro all'indietro, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio il senso di rotazione, 6 dall'altra parte. 2, 3, 4, 5, 6. Cambio braccio, via. 1, 2, inspiro quando sollevo, espiro quando abbasso. Non dimenticate di respirare. 5, 6, cambio da dietro in avanti, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entrambe le braccia, via, inspiro, espiro, 1, 2, 3, lentamente i cerchi, 4, apro bene il torace, porto le braccia all'indietro quanto più riesco, 6, da dietro in avanti, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rilasso le braccia. Incrocio le dita delle mani, giro i palmi delle mani verso il soffitto, inspiro, mi allungo, trattengo l'aria. Espiro, scarico, mi piego in avanti e molleggio per un po'. Lascio la testa rilassata e le braccia penzolare e molleggio per riscaldare la colonna. Continuando a molleggiare, portiamo i palmi delle mani ai lati dei piedi, in avanti e dalla parte opposta. Senza molleggiare, giriamo da una parte all'altra. Ruoto il tronco, lascio le braccia libere, rilassate, la testa rilassata e immagino di disegnare dei grandi cerchi a terra. Rilasso, molleggio ancora un po'. Se sento che la colonna vertebrale è riscaldata, piego le ginocchia, inspiro e mi alzo lentamente contro il lato, srotolando gradualmente la colonna. La testa si alza per ultima, inspiro ed espiro. Unisco i talloni, mantengo la colonna vertebrale perfettamente dritta, immagino che ho una linea retta dalla testa, dalla cima della testa fino ai talloni e porto i palmi delle mani in Anjali Mudra, il gesto della preghiera a rovescio, ve lo faccio vedere da dietro. Unendo i palmi delle mani, oriento le dita delle mani verso le scapole. Se non riesco a realizzare questa variante, afferro semplicemente i gomiti. Se non riesco neanche così, afferro semplicemente il polso della mano sinistra con la mano destra, avvicino le scapole e tiro bene le spalle all'indietro. Quindi scegliete una di queste varianti della posizione delle mani. Contraete i glutei e spingete l'ombelico verso la colonna. È una postura che ci aiuta ad aprire molto bene il torace. Migliora le articolazioni dei polsi, dei gomiti e delle spalle, raddrizza la colonna. Per questo immagino che ho proprio una linea retta che mi attraversa la colonna dalla cima della testa fino ai talloni. Chiudo gli occhi e mi concentro ad immaginare questa linea retta. Contrago quindi gli addominali, contrago i glutei, mantengo la colonna dritta. Con gli occhi chiusi rimango immobile per circa 10-15 secondi. Mi concentro sul respiro. Inspiro ed espiro normalmente. Tre, due, uno. Rilasso le braccia, le scuoto un pochettino, anche le gambe se mi sento in tensione, e mi preparo per realizzare la postura del doppio angolo Trikonasana. Sempre lavoriamo le prime tre posture per le articolazioni delle spalle, delle cuffie e dei rotatori. I piedi paralleli alla larghezza del bacino, incrocio di nuovo le braccia, le dita delle mani dietro,
Mi metto di profilo così mi vedete meglio. Apro bene il torace, allungo già le braccia, avvicino le scapole tra di loro. Inspiro, espirando, scendo lentamente con il tronco, le gambe rimangono tese, le braccia contemporaneamente si sollevano con la discesa del tronco. Rimango con il tronco parallelo al suolo, invece porto le braccia perpendicolari al suolo, creando in questo modo due angoli di 90 gradi. Uno tra le braccia e la schiena, l'altro tra le cosce e l'addome. Allungo la schiena, cerco di avvicinare bene le scapole, non lascio la testa cadere, sollevo la testa e rimango immobile. Valeria, scendi un po' di più con il tronco. Bene, solleva di più le braccia. Brava. Bene, rimaniamo ancora 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Rilassiamo la testa. Facciamo scendere le braccia, rilasso la colonna, piego le ginocchia, inspiro e mi alzo lentamente, controllato. Srotolo gradualmente la colonna, vertebra dopo vertebra. La testa si alza per ultima, inspiro e espiro. E realizziamo anche la terza postura, la postura del guerriero umile, sempre per aprire il torace. Facciamo un passo laterale con la gamba destra di circa un metro, e ruotiamo il piede destro a 90 gradi, solo il piede destro. Incrociamo di nuovo le dita delle mani dietro la schiena, avviciniamo le scapole, apro bene il torace, inspiro, ed espirando piego il ginocchio destro, vado in affondo, sollevo le braccia e avvicino la spalla destra al ginocchio destro. Sollevando bene le braccia perfettamente tese, fate il passo largo in modo da tonificare anche il quadricipite della gamba destra, scendendo più possibile. Sollevate di nuovo la testa leggermente, non la lasciate cadere. Avvicinate bene le scapole. E rimaniamo immobili. Manteniamo le posture in immobilità completa, fisica e mentale. 3, 2, 1. Rilassiamo le braccia, poggiamo i palmi delle mani al suolo davanti sotto le spalle, ruotiamo il piede destro, pieghiamo le ginocchia e ci alziamo lentamente, controllato, inspirando. Ed espiro. Un bel respiro, rimaniamo con le gambe divaricate, realizziamo dalla parte opposta, ruotiamo il piede sinistro a 90 gradi, incrocio le braccia, le dita delle mani, allungo, apro bene il torace, inspiro, espiro, vado in affondo, piego il ginocchio, scendo lentamente controllato, avvicino la spalla sinistra al ginocchio sinistro, sollevo bene le braccia, guardo in basso. Quindi non ruotate la testa. Guardo in basso, ma sollevo leggermente la testa. Ora vi guardo. Aurora, non riesci a portare la spalla al ginocchio? Spalla sinistra al ginocchio. Ruota, brava. Così, non ruotare però la testa. Ok? Bene, Valeria, allunga la schiena. Brava. Roberta, non ti vedo. Rimaniamo immobili. Cinque, quattro, tre, due, uno. Rilasso le braccia, rilasso la testa, ruoto il tronco, ruoto il piede sinistro.
Piego le ginocchia, inspiro, mi alzo lentamente, controllato. Espiro, avvicino i piedi, faccio un bel respiro e mi preparo per realizzare la postura del guerriero 1, Virabhadrasana 1. Faccio di nuovo un passo laterale con la gamba destra, quindi se rimango sul tappetino vengo al lato del tappetino per fare il passo largo. Ruoto il piede destro a 90 gradi, piede sinistro 45, in modo da ruotare anche il tronco e portare i fianchi in linea. Inspiro, sollevo le braccia sopra la testa, incrocio le dita delle mani, unisco gli indici. Espirando, piego il ginocchio destro e vado in affondo. Se riesco, porto la coscia parallela al pavimento. Se riesco, sollevo la testa e guardo gli indici. E rimango immobile. Cercate di abbassare le spalle. Ok. Se soffrite di ipertensione, lasciate la testa in prolungamento alla colonna. Amedeo, devi fare il passo più largo in modo da scendere molto di più, in modo da rafforzare bene i quadricipiti. Bene, bravi. 3, 2, 1. Inspiro, mi alzo lentamente. Espiro, rilasso le braccia, ruoto il piede destro, rimango con le gambe divaricate e faccio un bel respiro. Parte opposta. Ruoto il piede sinistro a 90 gradi, piede destro 45, porto i fianchi in linea. Inspiro, sollevo le braccia sopra la testa. Espiro, vado in affondo. Se non soffro di ipertensione, sollevo la testa, guardo in alto. Se ho problemi alla cervicale, lascio la testa in prolungamento alla colonna. Inspiro, mi alzo, espiro, rilasso le braccia, ruoto il piede, avvicino i piedi. Faccio un bello respiro, mi rilasso. Vado a pancia in giù, mi preparo per realizzare la postura della rana a metà, Ardha Bekasana. Ci sdraiamo in posizione prona. Poggiamo gli avambracci al suolo, i gomiti vicino al torace, i palmi delle mani sono orientate verso basso, apro bene il torace, abbasso le spalle, piego la gamba destra, sposto il peso del corpo sull'avambraccio sinistro, afferro il piede destro con la mano destra, poggio la mano sul piede con le dita della mano orientate verso le dita, verso il ginocchio. Inspiro ed espirando spingo il tallone verso il gluteo. Piego il gomito tra avambraccio e braccio, formo un angolo di 90 gradi. Apro bene, spingo sul gomito sinistro e sollevo il tronco, non rimango lì giù. Testa in prolungamento alla colonna. Chiudo gli occhi e mi concentro sull'allungamento della muscolatura della coscia destra. Il quadricipite si allunga. Allungamento longitudinale. Mantengo la postura per circa 10 secondi. Due, uno, rilasso. Libero la gamba, mento a terra, braccia rilassate lungo i fianchi, mi rilasso un attimo facendo un bel respiro. Realizziamo dalla parte opposta, di nuovo ci alziamo, solleviamo il tronco, avambraccio destro al suolo,
piego la gamba sinistra, afferro il piede sinistro, porto la mano sul piede, inspiro ed espirando, porto il tallone verso il gluteo, all'esterno del gluteo, non all'interno. Mantengo la testa in prolungamento alla colonna, cerco di aprire bene il torace, di abbassare le spalle e di spingere con forza il tallone, ovviamente senza farvi male. Barbara, non ruotare il tronco, le spalle sono in linea, quindi non ruoto verso il piede, il ok. Chiudo gli occhi, inspiro ed espiro normalmente. 3, 2, 1, rilasso la gamba, mento a terra, braccia rilassate lungo i fianchi, inspiro ed espiro una o due volte. Poggio i palmi delle mani sotto le spalle, inspiro, mi alzo in quadrupedia ed espirando allungo la colonna. Porto la testa tra le braccia, i glutei verso i talloni, mi avvicino e mi stiro bene, allungo bene la colonna. Mi alzo lentamente controllato, inspiro, srotolo la colonna lentamente. Faccio un bel respiro. Vado in quadrupedia, palmi delle mani sotto le spalle, ginocchia divaricate quanto i fianchi, piedi sulla punta e mi preparo per la postura del cane a testa in giù. Espiro, guardo l'ombelico. Inspiro, mi sollevo sulle punte. Punto il bacino verso il soffitto, porto la testa tra le braccia, allungo la colonna, inspiro, mi allungo bene 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 ed espirando se riesco porto i talloni a terra. Se non riesco rimango sulle punte, se non riesco neanche così piego leggermente le ginocchia, ma allungo bene la colonna portando la testa tra le braccia, lo sguardo interiore, guarda l'ombelico. E rimango in Adho Mukha Svanasana, la postura del cane a testa in giù. Spingete con le mani il pavimento, raddrizzate la colonna, bene. Il bacino spinto verso il soffitto. Rimango. Allunghiamo le caviglie, allunghiamo i tendini, la muscolatura posteriore delle gambe. Tonifichiamo e rafforziamo la muscolatura delle braccia, allunghiamo la colonna. 3, 2, 1, inspiro da ferma ed espirando porto le ginocchia a terra in quadrupedia. Piedi sul dorso, inspiro ed espirando cammino con le mani in avanti, allungo la colonna. Rimango in Balasana, la postura del bambino, porto le braccia lungo i fianchi, palmi delle mani orientate verso l'alto, ginocchia unite, fronte davanti alle ginocchia e mi rilasso per circa 20 secondi. Rilassate le spalle, le braccia, la muscolatura intorno alla colonna. Tre, due, uno, inspiro, mi alzo lentamente controllato, srotolo gradualmente la colonna. Espiro, raddrizzo la colonna, faccio un bel respiro. Vado a pancia in giù di nuovo e poi mi giro sul fianco sinistro.
Porto il braccio destro sotto l'orecchio, porto il braccio, il tronco e le gambe in linea, mano destra davanti al torace, piedi a martello, realizzo Anantasana, la postura di Ananta, sollevo senza extraruotare la gamba destra parallela alla gamba sinistra e la sollevo, lo sollevo più in alto possibile mantenendo il ginocchio teso. Quindi non estraruoto, gamba parallela, chiudo gli occhi e mi concentro a mantenere la gamba sollevata senza abbassarla. La sollevo più possibile, piedi a martello, così allungo la muscolatura posteriore e rimango immobile. Tre, due, uno. Abbasso la gamba lentamente. Inspiro, espiro. E realizziamo anche l'altra variante. Piego le ginocchia leggermente. Porto la mano sotto l'orecchio, sotto la testa. Sollevo la gamba destra afferrando l'alluce con l'indice e il medio. Cerco di non spostare il peso del corpo all'indietro. Sollevo la gamba, la raddrizzo. Cerco di avvicinarla più possibile alla testa. Dove arrivo? Non mi ribalto all'indietro, rimango con il peso del corpo sul fianco sinistro. E avvicino bene la gamba all'orecchio, dove riesco. Chiudo gli occhi e mi concentro a tirare bene la gamba verso la testa in modo da allungare la caviglia destra e la muscolatura posteriore della gamba sollevata. Tre, due, uno, rilasso, distendo le gambe, inspiro, espiro e mi giro sul fianco opposto. Di nuovo porto il tronco in linea con le gambe, con il braccio, piedi a martello, palmo della mano sinistra al suolo davanti al torace, tirate bene i piedi a martello. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Non estraruotate. Anche se non lo sollevate troppo, va bene così. Lavoriamo per il piriforme. Chiudo gli occhi, mi concentro a rimanere immobile con la gamba sollevata per 10 secondi. Comincia a tremare, significa che gli effetti si fanno sentire. 2, 1, inspiro ed espiro, rilasso la gamba, rilasso i piedi, faccio un bel respiro. Piego le ginocchia e mi preparo per la seconda variante. Apro la gamba, afferro l'alluce con il medio e l'indice. Inspiro, sollevo la gamba. Espiro, la avvicino più possibile alla testa. Cerco di mantenerla perfettamente tesa. Se non riesco ad afferrare l'alluce per mantenere la gamba tesa, afferro il polpaccio o la caviglia e tiro verso di me. Chiudo gli occhi, mi concentro sull'allungamento della muscolatura posteriore della gamba distesa. La tiro bene in modo da allungare i muscoli. Cinque secondi, quattro, tre, due, uno, inspiro, rilasso la gamba, la abbasso, distendo le gambe, faccio un bel respiro,
e ruoto in posizione supina. Mi preparo per Setta Bandhasana, la postura del ponte. Piego le gambe e avvicino i talloni ai glutei il più possibile. Se non riesco ad afferrare le caviglie con le mani, lascio i palmi delle mani orientate verso basso, ai lati del bacino. Se riesco, afferro le caviglie. Inspiro da ferma. Espirando, piccola retroversione del bacino. Sollevo il bacino, srotolo la colonna, spingo il bacino in alto, contraggo i glutei, contraggo la muscolatura delle gambe, spingendo bene il bacino in modo da portare le gambe e il tronco in linea. Avvicino lo sterno al mento, contraggo i glutei, contraggo i quadricipiti e rimango immobile. Importante è non sollevare i talloni da terra, l'intera pianta dei piedi rimane a terra. Bene, su il bacino Valeria, brava. Su Amedeo, ok, bene, Fiore, su, rimango, tre secondi. È una postura molto utile per le donne, rafforza tutto il pavimento pelvico, ma anche per gli uomini. 2, 1, inspiro da ferma, espiro, srotolo lentamente e gradualmente la colonna, vertebra dopo vertebra. Distendo le gambe, lentamente, una alla volta, braccia rilassate, inspiro, espiro e mi rilasso. Realizziamo una postura capovolta, Halasana, la postura dell'aratro, piego di nuovo le gambe e sollevo le gambe a 90 gradi, una alla volta. Chi non riesce a portare le gambe oltre la testa rimane con le gambe sollevate a 90 gradi. Inspiro, spingo il bacino in alto, con una spinta porto le gambe all'indietro. Se non riesco a toccare il suolo con i piedi, rimango in Viparita Karani, con le gambe parallele al suolo, mantenendo il bacino con le mani. Se invece riesco, porto i piedi al suolo. Rilasso le braccia, palmi delle mani orientate verso l'alto, gambe leggermente divaricate, gambe tese, non piegate le ginocchia. E rimaniamo immobili. Bene. Bravi, manteniamo la postura ancora. Cercate di rilassare le braccia, rilassate anche la muscolatura intorno alla colonna vertebrale, solo le gambe sono tese. Più rilassate i muscoli, più si allungano. Tre, due, uno. Mani sul bacino, ginocchia vicino alla fronte, srotolo lentamente e gradualmente la colonna, scendo lentamente, la testa rimane obbligatoriamente al suolo, distendo le gambe una alla volta e mi rilasso. Inspiro ed espiro. Porto le ginocchia al petto e mi dondolo per un po'. Mi dondolo avanti e indietro, 2-3 dondoli, incrociando le dita delle mani dietro le cosce.
alzo e adesso vi insegnerò il saluto alla luna, la più semplice variante del saluto alla luna da seduti. Ve lo faccio vedere una volta in modo da guardare e imparare. Quindi parto con Paschimottanasana, la postura delle pinze, portando i piedi a martello. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espirando incrocio le dita delle mani, allungo la colonna e cerco di afferrare le piante dei piedi e portare la fronte alle ginocchia. Se non riesco ovviamente afferro solo le dita. Da qui mi alzo lentamente, sposto il peso del corpo all'indietro, porto le gambe a tavolino e distendo le gambe e realizzo Navasana, la postura della nave. Da qui, mani al suolo, scendo e porto le gambe in Halasana. Da qui srotolo lentamente e vado di nuovo a tavola. Distendo le gambe, inspiro, espiro, mi allungo. Inspiro, incrocio le dita delle mani e torno da dove sono partita. Paschimottanasana, postura delle pinze. Inspiro e mi alzo. Bene? Proviamo. Quindi, gambe distese, piedi a martello. Inspiro, sollevo le braccia, allungo la colonna, via. Inspiro, espiro, incrocio le dita delle mani, piedi a martello, allungo la colonna. Scendo e cerco di afferrare le dita dei piedi. Se non afferro niente, lascio le braccia rilassate sulle gambe. Inspiro, mani al suolo, dietro il bacino, gambe a tavolino. Espiro, distendo gambe, alzo braccia a livello delle ginocchia. Rimango in equilibrio sugli ischi. Se non riesco, lascio le gambe piegate. Mani al suolo, con una spinta, srotolo e porto le gambe in Halasana. Rimango qui. Lentamente ruoto e poi di nuovo vado con le gambe a tavolino. Se riesco, distendo le gambe. Se non riesco, rimango con le gambe piegate. Paschimottanasana, mi alzo, mi allungo, inspiro ed espirando mi allungo, scendo, allungo la colonna, porto la fronte alle ginocchia. Inspiro, srotolo la colonna, mi alzo lentamente. Espiro, secondo, via, inspiro, mi allungo, espiro, mi allungo. Più fluido e più controllato. Tavolino, inspiro, espiro, nave, Navasana, mani al suolo, Halasana, vado all'indietro, di nuovo riporto le gambe a tavolino, mi alzo in equilibrio sugli ischi, distendo le gambe, Navasana, inspiro, mi allungo, espiro, mi allungo in avanti, Paschimottanasana. Inspiro, srotolo la colonna lentamente, gradualmente. La raddrizzo, terza volta. In, su. Es, mi allungo, Paschimottanasana. In, sposto il peso del corpo all'indietro, gambe a tavolino. Distendo gambe, raddrizzo braccia. Mani al suolo, spinta con le gambe all'indietro. Le lancio. Di nuovo in equilibrio sugli ischi, tavolino, nave, contraggo gli addominali, inspiro, mi allungo, espiro, Paschimottanasana, srotolo la colonna, la raddrizzo, più veloce, più armonioso, via, in, es, in, tavolino, es, nave. In Halasana, es tavolino, in allungo, es respiro, in mi allungo, es scendo, inspiro, srotolo la colonna ed espirando mi rilasso. Bravi,
Vi distendete in posizione supina per favore, realizzate adesso Shavasana, il rilassamento yogico completo. Quindi ci distendiamo al suolo, in posizione supina, se volete copritevi o portate una pile. Avete freddo. Vi faccio vedere la posizione di partenza per chi non lo conosce, gambe leggermente divaricate, braccia distanziate dal corpo, palme delle mani orientate verso l'alto, sistemo bene le scapole a terra, chiudo gli occhi, faccio un bel respiro. Lascio la respirazione normale e cerco solo di rilassarmi completamente a livello fisico, mentale, emotivo, psichico. Chiudo gli occhi, orientate la vostra attenzione a livello del piede sinistro. Lo rilassate partendo dalle dita fino al tallone. Salite poi gradualmente rilassando il polpaccio. Il ginocchio. Ed il resto della gamba fino all'anca. Nella zona rilassata percepite delle fini vibrazioni, sensazioni di calore, perdita gradualmente della forma corporea. Notate il rilassamento totale della gamba sinistra, paragonatela a quella destra ancora tesa. Rilassate adesso la gamba destra nello stesso modo, partendo dalle dita fino al tallone. Salite poi gradualmente, rilassando ogni fascia muscolare fino all'anca. Notate il rilassamento totale della gamba destra. Vi focalizzate adesso mentalmente al livello del braccio sinistro. Lo rilassate partendo dalle dita, per poi attraversare il palmo, l'avambraccio ed il resto del braccio fino alla spalla. Notate il rilassamento totale del braccio sinistro, paragonatelo a quello destro ancora teso. Rilassate il braccio destro nello stesso modo, partendo dalle dita. Salite gradualmente, rilassando ogni fascia muscolare fino alla spalla. Notate il rilassamento totale ed uguale delle gambe e delle braccia. Vi focalizzate adesso mentalmente al livello del bacino. Rilassate i glutei. La muscolatura pelvica. Rilassate i muscoli addominali e gli organi interni addominali. Rilassate la schiena ed i muscoli intorno alla colonna vertebrale gradualmente.
iniziando dal basso verso l'alto. Rilassate adesso il torace ed i muscoli pettorali. Rilassate le spalle. I muscoli del collo e della nuca. Rilassate il mento, le labbra, la lingua, le guance, le palpebre. I globi oculari, la fronte ed il cuoio capelluto. Notate la perdita della forma corporea, la sensazione di dilatazione della coscienza e di galleggiamento. Percepite il corpo morbido, pesante e dilatato all'infinito. Provate a guardarlo dall'alto come fosse un vestito che avete appena tolto. Notate la sensazione di integrazione e di unione con l'intero universo. Prendiamo coscienza del corpo fisico. Muovete lentamente le dita delle mani e dei piedi. Fate un bel respiro. Inspirate dal naso, ispirate dalla bocca. Uno, due bei respiri profondi. Insieme all'aria eliminate le ultime tensioni rimaste nel corpo fisico. Portate le braccia all'indietro, inspirate e allungate la colonna. Allungatevi come al mattino presto appena svegliati. Espirate, portate le ginocchia al petto, inspirate, espirando, dondolatevi per un po'. Aprite le braccia a T, palmi delle mani orientate verso basso, gambe a tavolino, inspiro da ferma, espiro, scendo con le gambe a destra e ruoto la testa a sinistra. Rilasso le gambe al pavimento ma cerco di mantenere le ginocchia e i piedi uniti e cerco anche di non sollevare la spalla sinistra dal suolo. Rimango in torsione per circa 5-6 secondi. Continuo
Controllo gli addominali, inspiro, riporto le gambe a tavolino ed espirando scendo dalla parte opposta. Mi rilasso lì. Mi metto sul fianco e rimango nella postura del bambino, nel grembo materno. Posso afferrare le ginocchia con le mani. Metto la testa, l'orecchio sul braccio destro disteso e mi rilasso lì ancora 10 secondi. Bene, palmo della mano al suolo, distendo le gambe e lentamente mi alzo. Lentamente, controllato. Incrocio le gambe e ci salutiamo col Namaste, il saluto yogico completo. Namaste. E con questo abbiamo finito. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao, ciao a tutti, ciao a voi, grazie a tutti, ricordo di lasciare una recensione se vi è piaciuta la lezione, vi auguro e vi aspetto la prossima volta. Ciao Dana, ciao Corrado, ciao Fede, ciao Roberta, ciao Maria Pia, ciao a tutti, buona giornata, ciao. Ah, ciao Corrado, buona giornata. Ciao Fede. Ciao.